Ciao a tutti, dunque sono stato taggato dalla Stefanie per fare un video tag, o meglio una challenge tag, perché l'inventrice di questo tag la chiama challenge tag. Lei è Derry Bruno, ciao Derry, vi lascio nell'info box il link del suo canale, andate assolutamente a vederla perché io non la conoscevo, l'ho conosciuta ieri e mi sono subito iscritto al tuo canale Derry, perché sei, a parte di aver invitato sto tag strafigo, sei proprio simpaticissima e quindi assolutamente mi sono dovuto iscrivere al tuo canale. Quindi io comincerei a fare questo tag che si intitola Ti torturo e ti sputtano. È composto da 8 cose, 8 passi da fare e via. Comincerei subito con il primo. Fai smorfie brutte che ti rendano cesso. Io non sono molto in grado di fare le smorfie brutte. All'infinito. La cosa più imbarazzante in assoluto è che se ci ripensi ancora ora ti senti male. Dunque, la prima volta che mi sono iscritto in palestra, lo spogliatoio maschile era a destra e lo spogliatoio femminile era a sinistra. La seconda volta che mi sono iscritto sempre in quella palestra avevano cambiato, avevano messo lo spogliatoio femminile a destra e quello maschile a sinistra. Me l'avevano detto, ma sono uscito da una lezione strasudato marcio e cosa ho fatto? Sono entrato tranquillo nello sfogliatoio cominciando già a sfogliarmi rendendomi conto che era quello femminile. Non vi dico le urla. Scaviamo nel torbido, l'ultima volta che ti sei pisciato addosso. Dunque, voi non ci crederete, ma io non mi sono mai pisciato addosso. Non mi è mai capitato. Cioè, ci sono andato molto vicino, nel senso che magari ero lì che me la tenevo da ore ed ore e non ce la facevo più, stavo per scoppiare. Ma non mi sono mai pisciato addosso, mi spiace deluderlo. Adesso mostro una tua foto senza trucco, e vabbè, quella è, e in condizioni pessime quella sì ce l'ho. Dici uno scioglilingua a tuo piacimento nel modo più veloce possibile senza tagli o modifiche. Dunque, a che serve che la serva si conservi? La conserva se la serva quando serve non si serve di conserva. E il punto numero 6 dice: se non sei riuscito a dirlo nel modo corretto, spammati qualcosa di viscido in faccia. Io l'ho detto nel modo corretto, ma visto che i tag sono fatti per divertirsi e per divertire, ho pensato lo stesso di dare il peggio di me spalmandomi qualcosa di viscido in faccia, però visto che comunque ho detto lo scioglilingua correttamente, almeno che sia qualcosa di buono. La Nutella, spalmiamocela in faccia. Oltretutto, visto il caldo, sei un po' seccato, vabbè. Io non potrei neanche, però do ancora. Direi che così posso andare. Mi è rimasta da notare tutto intorno all'unghia, sembra che mi sia infilato il dito in culo. Perfetto, dato che l'hai detto una chiavica, cioè male, prendi uno spicchio di limone, intingilo nella melma facciale e mangiatelo. Mangiatelo anche se hai detto bene lo scioglilingua, devi mangiarlo lo stesso. Grazie, Derry, ti ringrazio. Allora, spicchio di limone, me lo intingo. Derry, io non potrei neanche spalmarmi nulla in faccia, guarda, lo faccio perché questo tag mi fa morire da ridere. Poi, ultimo punto. Dunque, qui dice che per le donne bisogna prendere una pinzetta e togliersi i peli dal naso, invece solo per i ragazzi c'è scritto mettiti un rossetto e saluta dicendo rossetta polpetta ti mando un bacio o bacione, non lo so. Quindi io mi sono fatto dare da mia madre questo, c'ho il mio specchio qui, che poi credo che sia un... cos'è? Luce da madre, questa immagino sia, quindi che si è mossa la camera, ora si sarà spostato tutto, scusate, vabbè. Vabbè, non colora molto, però. Questo.
ma come ho fatto a stare con sto coso del tuo PC? E devo dire, Rossetta Polpetta ti manda un bacione. Dunque, video tag finito. Io mi sono conciato in condizioni pietose, devo assolutamente andare a lavare. Non taggo nessuno, perché cioè sono stati taggati praticamente tutti, quindi ti taggo. Perciò chiunque veda questo video, se vuole fare questo tag, lo faccia, che tanto ci si diverte e basta. Ringrazio ancora Derek Bruno per questo tag fantastico. E direi che posso chiudere qui il video in queste condizioni. Ciao!